Sono stati sorpresi in flagranza di reato un uomo di 36 anni e una donna di 33, entrambi rumeni, senza fissa dimora e intenti a rubare biglietti della lotteria istantanea. Ad accorgersene è stata una dipendente dell'autogrill dell'area di servizio Foglia Ovest nell'autostrada A14 nel comune di Pesaro, che ha visto i due mentre stavano prendendo da uno scomparto del banco cassa un mazzo di 73 biglietti per un valore di circa 300 euro. Senza pensarci due volte, la dipendente si è fatta avanti chiedendo alla coppia di restituire il maltolto, mentre una sua collega si è preoccupata di allertare la polizia. Il tempestivo intervento degli agenti della stradale ha consentito di bloccare i due sospetti e di recuperare, oltre ai tagliandini, anche 4 bottiglie di vino ed alcune lattine di bibite che avevano preso negli scaffali dell'autogrill e che tenevano nascoste dentro una borsa. Una volta arrestati, sono stati trattenuti alla questura di Pesaro in attesa del processo, che si è concluso con la condanna della donna a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa e dell'uomo a 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa.